campagna del Gal Valle della Cupa si edificarono un gran numero di masserie fortificate, seguendo varie tipologie edilizie che erano eterogeneità di stili sul territorio salentino. Oggi queste antiche dimore fortificate sono state abbandonate, nonostante ciò sono diventate parte del patrimonio culturale e attirano l'interesse di quanti vogliono studiare la tradizione e la storia popolare del Salento. Tra le più imponenti c'è sicuramente Masseria Vittorio, nelle campagne, a ridosso di Trepuzzi, circondata da ettari di uliveti secolari, vigneti e antichi muretti a secco. Un alto muro a secco delimita il complesso che presenta un impianto planimetrico tipico delle masserie salentine. Un imponente portale, affiancato da una nicchia, immette all'interno della masseria che si sviluppa su un solo piano e presenta un corpo di fabbrica centrale destinato ad abitazione, affiancato da ambienti destinati a deposito e ambienti di lavoro. Retro è ancora possibile vedere le curti e le stalle. Dall'alto dell'antica masseria si domina tutta la spianata circostante.